appassionati di criptovalute, bentornati. Andiamo a vedere un po' dalla baia di Isola Bella di Taormina la problematica o l'argomento di Bitcoin. Cosa sta succedendo a Bitcoin? Tutto è quello che mi chiede un po' la gente. Allora, io volevo giusto farvi un esempio con questa baia, perché questa baia è estremamente tranquilla. Potete immaginare, questa baia può ospitare un migliaio di persone. Immaginatevi di vedere in questa baia un milione di persone. Cosa significherebbe? Che diventerebbe satura, non potrebbe ospitare un milione di persone perché non è strutturata per ospitare un milione di persone. Bitcoin è un po' nella stessa situazione, quindi immaginatevi di vedere questa baia con un milione di persone. Perché? Perché sempre più persone stanno facendo transazioni in Bitcoin e i blocchi di Bitcoin non riescono a gestire tutte le transazioni che realmente si fanno. Ecco che qui la comunità Bitcoin, la comunità delle criptovalute e tutti coloro che stanno seguendo e stanno minando Bitcoin si sono trovati divisi in questo argomento: come fare per migliorare quello che è il protocollo Bitcoin. E qui andiamo ad esaminarlo insieme. Andiamo. Eccoci e benvenuti in questo grafico. Andiamo a vedere tutte le transazioni di Bitcoin come siano aumentate nel tempo da agosto 2016, quando eravamo più o meno tra le 170.000 e le 225.000. Siamo arrivati a maggio-giugno 2017 a raggiungere 370.000 transazioni giornaliere. Questo è stato un picco massimo di transazioni, dopodiché essendosi saturata notevolmente la rete Bitcoin, molte transazioni hanno iniziato a farle in altre criptovalute come può essere Ethereum, Litecoin, e questo si va a rispecchiare un po', lo andiamo a vedere nel CoinMarketCap. Nel CoinMarketCap possiamo realmente vedere quanto Bitcoin abbia perso predominio rispetto alle altre criptovalute. 5-6 mesi fa, quindi intorno a gennaio, anche novembre-ottobre dell'anno scorso, Bitcoin dominava l'88-89% di questo mercato. Poi, via via, è vero che stanno emergendo molti progetti interessanti, ma il fatto che trasferire valore in Bitcoin sia diventato più lento rispetto ad altre tecnologie ed altre criptovalute ha fatto sì che molte persone abbiano iniziato a trasferire valore con altre criptovalute. Questo ha portato poi a due progetti diversi che andiamo a vederli qui. Allora, questo ha portato poi a Segwit, che è un progetto fatto da Bitcoin Core. E andiamo a vedere Segwit, Segregate Witness, e Emergent Consensus, che non sarebbe altro che Bitcoin Unlimited per chi l'ha già magari sentito. Poi si è modificato in Emergent Consensus. Qual è in questo caso la difficoltà? La difficoltà sta proprio che Bitcoin non ha padrone, di conseguenza quando bisogna portare delle modifiche al protocollo Bitcoin, come in questo caso perché non funziona più bene come si vorrebbe, quindi le transazioni iniziano ad essere lente, chi è già nel mondo Bitcoin lo sa, transazioni lentissime e fee altissime. Ci sono transazioni che sono durate anche 24-48 ore, quindi io che trasferivo dei soldi a un mio amico o a qualcun altro, comunque tra punto e punto, la transazione ritardava anche 48 ore. Questa è una cosa realmente impensabile nel mondo delle monete digitali, dove il trasferimento dovrebbe essere immediato. Quindi questo ha portato a diverse opinioni nella comunità, appunto,
proprio Unlimited e Bitcoin Core, che sarebbero gli sviluppatori di Bitcoin, che vogliono fare delle migliorie molto più conservative a quello che è il protocollo Bitcoin, quindi senza cambiare il codice madre di Bitcoin, ma semplicemente facendo degli aggiornamenti, come in questo caso il Segwit. È un po' come quando si va ad aggiornare un po' chi ha l'iPhone, si vanno a fare degli aggiornamenti senza realmente andare a cambiare quello che è il sistema operativo, ma semplicemente si apportano delle migliorie. Ecco che Bitcoin Core vuole fare questo, mentre Unlimited vuole completamente cambiare anche il codice, quindi ci sarebbe un hard fork in quel caso, cioè un'altra blockchain che si va a creare nel Bitcoin. Ecco che Bitcoin si potrebbe dividere in quel caso in Bitcoin Core e Bitcoin Unlimited, come possiamo vedere qui nei due progetti. Poi in un altro video andremo magari a trattare nel dettaglio cosa vuole fare Bitcoin Core e Bitcoin Unlimited. Cos'è successo nel frattempo? Nel frattempo è successo che non si trovava realmente una soluzione tra Bitcoin Core e Bitcoin Unlimited, perché per apportare queste modifiche ci doveva essere il 95% dei consensi per la modifica di Bitcoin Core. Quindi da qualche settimana a questa parte è esploso un nuovo progetto, un nuovo protocollo che sta ricevendo tantissimi consensi e tantissime adesioni anche di tutti i miner. Ok, quindi andiamo a vedere, qua possiamo vedere realmente il supporto che questi due progetti hanno avuto, e qua vediamo che realmente un nuovo progetto è nato ed è il Segwit 2X, che è non è altro che un accordo tra le parti che è stato spinto dalle aziende che trattano Bitcoin. Quindi la maggior parte delle aziende che trattano Bitcoin hanno cercato questa soluzione, che però non trova accordo tra gli sviluppatori di Bitcoin. Quindi solo due sviluppatori di Bitcoin al momento approvano questo Segwit 2X, ma è necessario che ci sia l'80% delle approvazioni. Quindi se c'è l'80% delle approvazioni, allora verrà applicato il protocollo Segwit 2X in questo caso. Qua si vede che allo stato attuale abbiamo l'86% dei consensi dei miner. Possiamo anche andare a vedere quali sono i miner che danno il consenso. Abbiamo Antpool, BTC Top, vediamo un po' via BTC, ci sono F2 Pool, che possiamo andarli a vedere. In questo caso sono i miner più grossi, coloro che riescono a minare più blocchi realmente, e andiamo a vederlo qui. Negli ultimi 7 giorni vediamo realmente quali sono i miner di maggiori dimensioni. Lo clicchiamo un attimo giusto per riuscire a capire, tutti i miner danno la propria approvazione o meno. È chiaro che un miner di grossissime dimensioni, come può essere Antpool, BTC Top, F2 Pool e gli altri, insomma, hanno maggiore rilevanza. Ecco che qui li troviamo quasi tutti concordi nel nuovo protocollo che si vorrebbe applicare, quindi il Segwit 2X. Andiamo a vedere realmente cosa sta succedendo a Bitcoin per quanto riguarda il prezzo e il valore di Bitcoin, e cosa può succedere in questo caso. Allora, con il Segwit 2X non succederebbe nulla dal punto di vista della scissione, perché non ci sarebbero in questo caso due criptovalute, ma le date importanti sono il 21, lo andiamo a vedere su Crypto Notizias, magari andiamo a vedere la data importante è dal 14 di luglio, perché dal 14 di luglio i miners
potranno installare il software corrispondente a questa alternativa, cioè il Segwit 2X, cioè solo da allora si potrà realmente dare l'appoggio o meno a questo protocollo e iniziare così a segnalarlo, come dice qua, quindi potranno dal 14 al 21 iniziare a segnalare il loro appoggio su questo protocollo. E poi i dettagli poi della biforcazione avverranno dal 21 in poi, quindi le date importanti sono dal 21 al 1 agosto, perché si vedrà poi se c'è realmente l'appoggio sufficiente per continuare con questo protocollo. Al momento sembra che ci sia realmente l'appoggio sufficiente, ma questo lo andremo poi a monitorare giorno dopo giorno, perciò bisogna vedere un attimo cosa fare. Andiamo a vedere ora come si sta comportando il valore di Bitcoin in questo momento e cosa dobbiamo aspettarci dal valore di Bitcoin. Andiamo a vederlo. Eccoci davanti a un grafico che denota e ci dimostra qual è stato l'atteggiamento di Bitcoin e del valore di Bitcoin nel suo storico, nel suo percorso. Possiamo vedere che intorno al 11 giugno ha toccato il suo massimo storico, che è attorno ai $3,000, dopodiché ha subito un'importante variazione di prezzo, perché in questo momento non c'erano compratori che desideravano comprare Bitcoin a questo prezzo. Mancando quindi compratori, i venditori hanno avuto la meglio e il prezzo di Bitcoin è sceso fino a 2100 dollari, dopodiché si è ripreso e adesso si trova, come potete vedere, in una laterale. Significa che in questa fase si sta cercando realmente di capire se il prezzo di Bitcoin sta temporeggiando, okay? Quindi c'è una fase di analisi da parte di tutti, proprio che rispecchia l'incertezza del Segwit. Perciò presumo che da qui al 21 luglio o al 1 agosto questo prezzo rimarrà più o meno qui, in questa laterale. Ci sono poi dei supporti importanti che sono attorno ai 2400 dollari. Se violerà questi supporti intorno ai 2400 dollari, allora possiamo aspettarci che Bitcoin inizi a scendere, perché poi le persone potrebbero essere coinvolte in questo, diciamo, in questa mentalità negativa in merito al prezzo di Bitcoin, okay? Quindi timorosi che il Bitcoin si vada a svalutare, molte persone inizieranno a vendere, e quindi potrebbe essere che se Bitcoin scende sotto i 2400 dollari, 2380, inizi una fase diciamo ribassista, che ci porta Bitcoin. Si presume che possa arrivare anche a 1600, ok, 1800 dollari. Questo è un altro buonissimo supporto se Bitcoin dovesse iniziare una fase ribassista, ok? Quindi in teoria il prezzo di Bitcoin, se tanti iniziassero a vendere dovuto a questa fase di incertezza, potrebbe scendere anche a 1700-1800 dollari. È chiaro che non abbiamo la sfera di cristallo, non si può sapere. Può essere anche che Bitcoin regga molto questa fase, il Segwit 2X funzioni perfettamente, ci sia subito appoggio da parte di tutti i miners e il prezzo di Bitcoin inizi a quel punto a salire. Il prezzo al momento è in questa fascia intorno ai 2500 dollari, non sta subendo molte variazioni, infatti vediamo che sta fluttuando tra i 2426 e i 2600 dollari, okay? Infatti oscilla in questo range. Andiamo a vedere poi passo passo, giorno dopo giorno, come muoverci con Bitcoin.
quale può essere dunque la migliore strategia che possiamo adottare in questi casi con Bitcoin? Allora, quello che si consiglia, che consigliano persone che sono nel mondo della criptovaluta da molto tempo, noi non facciamo altro che riportare quello che esperti dicono, è che se abbiamo paura, allora ci conviene vendere Bitcoin e andare magari in un mercato alterno, come possono essere altre criptovalute. Ad esempio trasferire i nostri soldini in Ethereum, trasferirli in Litecoin, trasferirli in Ripple, anche se in Ripple adesso è in notevole calo, quindi Monero per esempio, quindi cercare delle alternative valide a Bitcoin, quindi non tuffarci sul primo progetto che troviamo, ma cercare un progetto ben solido, può essere Zcash, anche se anche loro realmente hanno subito delle correzioni di prezzo. Quindi una soluzione può essere passare al mercato alterno, un'altra soluzione è passare in dollari o anche dollari Tether all'interno della piattaforma di Poloniex. Perché? Perché qualora poi il Bitcoin dovesse scendere, noi potremmo sfruttare questa opportunità per comprare Bitcoin. Quindi se noi abbiamo della liquidità pronta per comprare Bitcoin, qualora Bitcoin dovesse scendere di prezzo, dovremmo essere pronti ad acquistarlo, perché potrebbe essere sicuramente una grandissima opportunità sia a breve termine che a lungo termine. Perché questo? Perché se dovesse avvenire una biforcazione di Bitcoin, allora a quel punto dovremmo essere pronti ad avere un wallet che andiamo a vedere gli wallet più adatti. Ma se dovesse venire il Segwit è già venuto con Litecoin, ok? Litecoin è stata la prima criptovaluta ad adottare questa miglioria del protocollo, perché comunque è molto simile a Bitcoin, e possiamo vedere che da quando Litecoin ha avuto l'applicazione di questo nuovo protocollo, del Segwit, perché Litecoin ha subito praticamente le stesse problematiche di Bitcoin. I blocchi non erano sufficientemente grandi per riuscire a registrare tutte le transazioni in base alla mole di transazioni che c'era. Ecco che anche Litecoin iniziava ad essere lento. Adesso Litecoin è una delle tecnologie migliori per trasferire valore, perché è velocissimo. Oltretutto, dopo a questa applicazione del Segwit, di questo nuovo protocollo, il prezzo di Litecoin è letteralmente schizzato, quindi questa fase di Bitcoin è in una fase un po' critica, incerta, ma che porterà con molte probabilità, alla detta degli esperti, io mi astengo da ogni responsabilità ovviamente, dico e ripeto ciò che esperti vanno a dire, porterà poi all'esplosione definitiva dei Bitcoin, perché Bitcoin in questo momento non funzionava bene, ok? Quindi era necessario intervenire, solo che non è facile intervenire in Bitcoin, quindi porterà sicuramente benefici a Bitcoin, come possiamo vedere nel prezzo di Litecoin. È passato da realmente andiamo a vedere, guardate qua la storia di Litecoin. In questa fase, verso maggio, è avvenuto il Segwit, proprio dove c'è stato questo picco qui, di 31, circa 36 dollari. Qui era la fase intorno all'applicazione del Segwit, avvenuto poi con successo, dopodiché c'è stata una piccola correzione del prezzo, è sceso fino a 25 dollari, 24, e poi Litecoin ha iniziato questa grande galoppata verso l'alto fino al giorno d'oggi, dove si trova a valere, lo vediamo qua, 49 dollari. Quindi è un protocollo che funziona molto bene. Ecco che noi, che tutti i miners trainati da questa prova, perché Litecoin ha dimostrato che Segwit può funzionare e anche molto bene, ok? Quindi Segwit 2x non è altro che
la miglioria sia di Bitcoin Core e di un limited messi praticamente assieme, cercando di trovare una soluzione, perché sia uno che l'altro, alla detta di tanti, avevano alcune lacune. Ecco che Segwit 2x sta mettendo d'accordo un po' tutti. Un'altra biforcazione che c'è stata nella storia, e che ricordiamo, è quella di Ethereum. Ethereum ha avuto una biforcazione importante. Aspettate che sta passando una barca vicino a me. Allora, Ethereum ha avuto una biforcazione importante da Ethereum e Ethereum Classic. Ok, anche qui scissione, due blockchain, una di Ethereum, una di Ethereum Classic. La stessa cosa potrebbe avvenire con Bitcoin, quindi Bitcoin Core e Bitcoin Limited. Qualora dovesse avvenire questa biforcazione, aspettate che c'è un po' di confusione, qualora dovesse avvenire questa biforcazione, allora dobbiamo sapere dove tenere i nostri Bitcoin. Andiamo a vedere ora, qualora dovesse avvenire questa biforcazione in Bitcoin Limited e Bitcoin Core, dove tenere i nostri Bitcoin per essere più tranquilli. Qua possiamo vedere realmente dove sia meglio andare a tenere Bitcoin dal 21, senza rischiare, dal 20 luglio ai primi di agosto. Andiamo a vedere che è meglio utilizzare realmente degli wallet dove possiamo estrarre le chiavi, ok? Quindi e wallet consigliati sono questi indicati: Electrum, Jax, Copay, Mycelium, Bread Wallet, ok? In modo tale che qualora ci fosse uno split della criptovaluta, quindi Bitcoin Core e Bitcoin Limit, in questi wallet abbiamo la possibilità di avere e tenere entrambi i Bitcoin. Qualora ci sarà una biforcazione, noi avremo sia Bitcoin Core che Bitcoin Unlimited. Quindi può essere, come abbiamo visto nel caso di Ethereum, Ethereum Classic, alla lunga un beneficio, perché poi incrementando il loro valore noi ci ritroviamo ad avere il doppio delle criptovalute. Ma come abbiamo visto, andiamo a vedere anche il sito di Electrum, realmente, per chi vuole. Questo è il sito di Electrum, dove potrete andarvi a scaricare le wallet installandolo nel vostro PC e quindi inizierete poi ad utilizzare Electrum come e-wallet. Andiamo a riassumere un attimo quello che potrebbe succedere. Allora, abbiamo visto che i miners sembrano avere trovato una maggioranza. La maggioranza sta nel protocollo nuovo, il Segwit 2, eccolo qua, aspettate. Riassumendo, allora, sembra che i miners siano tutti o quasi tutti d'accordo nel sposare il nuovo protocollo Segwit 2x. Quindi la maggioranza dell'86% è una buona percentuale, perché oltre l'80% questo verrà approvato. I miners dal 14 potranno iniziare ad installare questo nuovo software, dare il loro appoggio, e poi dal 21 si inizierà a vedere se ci sarà o meno questa maggioranza. Quindi occhi puntati su questa situazione dal 14 luglio ai primi di agosto, e andiamo a diciamo difenderci nel migliore dei modi, a seconda poi di quelle che sono le nostre preferenze. Quindi può essere andare nel mercato alterno, può essere ritornare al mercato fiat dollaro euro, o può essere conservare i nostri Bitcoin in wallet che ci permettono la divisione e di accettare entrambi i Bitcoin qualora avvenisse questa biforcazione tanto discussa. Con questo video con queste informazioni io ho concluso. Spero realmente che siano state informazioni per voi utile per poter comprendere un po' meglio questa situazione del soft fork a hard fork, e quindi sapere meglio di prima di vedere questo video
come muovervi e come difendere al meglio i vostri Bitcoin. Se questo video è stato per voi piacevole e di aiuto, allora vi ringrazio, mettete un mi piace. I primi che commenteranno questo video, i primi 10 che commenteranno questo video con un mi piace, senza offese ovviamente, riceveranno una donazione di 0.001 BTC, Bitcoin, ok? Quindi commentate questo video, vi ringrazio per averci seguito e ci vediamo alla prossima. Aggiornamenti costanti nella pagina Facebook di Crypto Factory, dove settimanalmente andremo a dare notizie su nuovi progetti interessanti, sull'andamento del mercato di alcune criptovalute, e da settembre inizieremo una serie di news sempre più frequenti. Quindi vi consiglio di rimanere aggiornati ed ancorati a tutte le notizie e informazioni riguardanti questo fantastico mondo delle criptovalute e del trading su criptovaluta. Con questo è tutto, vi saluto da Marco, un abbraccio, ciao, a presto!